Ed eccoci qua, ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Hogwarts Legacy. E come potete vedere, ci siamo cambiati l'abito, abbiamo messo la calza lì, la casacca della casa, che si ottiene con l'unione dei due account. Ok, allora abbiamo un po' di missioni, come vedete, principali. No, principali abbiamo soltanto una. Incarico della professoressa Allium, chiavi di Dedalo, il fantasma del nostro amore, campo. Ok, andiamo alla sala delle mappe. Livello richiesto 10. Parla col professor Pig. Siamo giusti? Ok, sì. Ok, andiamo su. Mamma, raga. Abbiamo imparato una maledizione nello scorso episodio. E i fantasmi duellanti, bravi. Dicevo, abbiamo imparato una maledizione tramite Sebastian, da dove siamo arrivati adesso. E in più abbiamo allestito la nostra stanza delle necessità. C'è ancora un bel po' di roba da fare. Quindi, allora, poi vediamo se possiamo parlare con il professor Fig oppure aspettarlo. Ah no, è lì. Speravo proprio di vederti. Dica, professore. È tornato. Finalmente. Il ministro Spavin parla molto e non ascolta mai. Blaterava di draghi corrotti. Impossibile dirgli qualcosa sui goblin. Ah, a proposito. Ascolti, professore, sono successe tante cose mentre non c'era. Il ritratto di Eldritch Diggory nella sala comune mi ha raccontato della pronipote, Helen. La sua pronipote? Sì, era un Auror, lo sapeva? Beh, mi ha portato ad Azkaban a incontrare Anne Thisbe. Hai visitato Azkaban? Un'esperienza incredibile. Il fatto è che Anne aveva conosciuto Richard Cornacchia prima che lui morisse e io dovevo trovare il suo fantasma. Chi diamine è Richard Cornacchia? Studiava qui molto tempo fa. Comunque, mi ha detto di una caverna segreta. L'ho raggiunta e proprio di fianco al suo scheletro ho trovato le pagine mancanti. Hai trovato le pagine? Sì. E visto che Cornacchia aveva seguito la mappa contenuta nelle pagine, trovandole ho trovato anche il luogo indicato sulla mappa. Sembra incredibile, ma è una stanza sotto Hogwarts. Perché non mi sorprende? Allora andiamo? Speravo che lo dicesse. Ah, dobbiamo portare con noi il libro. Ah, cioè, hai evitato la A scarpa. proposito, la stanza si chiama Sala delle Mappe. Un ritratto di Percival Rackham ci attende lì. Il professor Rackham. Non vedo l'ora di incontrarlo. Come ha fatto questo cornacchia a mettere le mani sulle pagine del libro? Chiaramente Pix le ha rubate e Cornacchia le ha rubate a lui. Ah, Pix. Allora, guardate, eh. È l'unico modo per aprire questi forzieri. Oh! Qui non mi pare ci sia. Ribellion. Non ci sia altro. Ok, venga giù, professore. Eccoci. Che audaci giramondo che siete. Occhi aperti, mi raccomando. Sì, non ti preoccupare. Pensare che è sempre stata qui sotto.
Promette davvero bene. Wow. Hogsmeade. E qui invece c'è la foresta proibita. Poi, ovviamente, Hogwarts. È magnifico. Se solo tu potessi vederlo. Di chi parla? Salve, professor Rackham. Come richiesto abbiamo posizionato il libro sul piedistallo. E questo è il mio mentore, il professor Fig. Come sta, professor Fig? E ora capisci, mio giovane amico, perché dovevi tornare con il libro. Sì, e capisco anche perché chiamate questa stanza la sala delle mappe. Il fatto che tu sia arrivato fin qui mi dice che possiedi un'abilità magica straordinaria, il cui potere potenziale sbocceranno se te ne dimostrerai all'altezza. La sede di ciascuna delle quattro prove apparirà sulla mappa a tempo debito. Sono prove che valuteranno le tue capacità e ti daranno preziose conoscenze. Prove che dovrai completare da solo. Rammenti il ricordo del pensatoio visto nella camera blindata alla Gringot? C'era lei con il suo amico Charles. Parlavate della passaporta e di alcune prove create per qualcuno in grado di vedere tracce di magia antica. Precisamente. Charles è un altro dei custodi. Secoli fa ci siamo dati questo nome, assumendo l'impegno di tenere nascosto questo sapere fino a oggi, forse. Allora, il passaggio dalle rovine alla Gringot, la camera blindata, il reparto proibito, questa stanza, niente di tutto ciò era una prova. Erano una parte importante del percorso, ma non vere e proprie prove. D'altro canto, il fatto che tu sia arrivato fin qui lascia ben sperare. Le prove sono state progettate per far sì che il sapere che abbiamo tenuto segreto per così tanto tempo non cadesse nelle mani sbagliate. Metteranno alla prova le tue abilità, sia innate sia apprese. Non solo, da tutto ciò che vedrai nel corso delle prove dipenderà l'uso che deciderai di fare di quello che condividiamo con te. Dovrai armarti di pazienza. Le prove hanno molto da insegnarti, ci vorrà tempo. Il tempo è un lusso che non possiamo concederci. Abbiamo aspettato tanto, professor Fig. Sicuramente qualche altro... Con il dovuto rispetto, signore, pur non essendo al corrente del segreto che custodisce, abbiamo visto tracce di una potente magia oscura in mano ai Goblin. E mentre uscivamo dalla sua camera blindata alla Gringot, abbiamo incontrato un goblin insolitamente potente, capace di tale magia. Potrebbe già essere troppo tardi. È davvero una notizia terribile. Ti fidi del professor Fig, mio giovane amico? Certo. Allora, alla luce della tua considerevole abilità e di tutto quello che hai già portato a termine, inizieremo. Il punto in cui si svolgerà la prima prova è segnato sulla mappa sotto di te. Il professor Fig ti aiuterà a trovare le sedi delle prove, ma soltanto una persona con le tue capacità può completarle. Diamo un'occhiata? Riconosco quella torre, non è lontana. L'avrai vista anche tu? In effetti non mi annuova. Forse il suo giovane amico ha viaggiato più di quanto lei non pensi. Come tuo mentore, il minimo che possa fare è accertarmi che non sia pericoloso. Raggiungimi appena puoi.
Lei ha detto di conoscere quella torre. Cosa può dirmi al riguardo? Non molto, temo. Ci sono passato davanti decine di volte e a nord di Hogsmeade. Se ben ricordo, ha l'aria di essere disabitata. È ovvio, tuttavia, che nasconde molto più di quanto sembri. La raggiungerò alla torre il prima possibile. A presto, allora. Fa attenzione. E non dire a nessuno dove stai andando. Beh, certo. Figurati se diciamo qualcosa a qualcuno qua. Abbiamo segreti con tutti. Ma giù c'è qua... Ah, da giù siamo arrivati. Ok. Viaggino rapido di... Oh, da qui ad Hogsmeade. No, mappa di Hogwarts. Con mappa generale facciamo allora. Ma do è là. Facciamo qua. Ok. No, così faccio pratica con la mira. Oh, vedi, con la scopa è tutto molto più easy. Però siamo nella foresta proibita. Non è proprio facile volare qua in mezzo. Qua c'è una prova di Merlino. Queste rocce... Siamo quasi, Fortuna che ho avuto la brillante idea di usare la scopa. Beh, ora che ne ho una, fatemela usare. Eccoci qua, prof. Non è ancora arrivato. Ehi, da questa parte. Ero già qua. Non siamo soli. No. Seguaci di Ranrok. Da quel che vedo sono circa una dozzina, forse di più. Non possiamo materializzarci dopo di loro nella torre. Potremmo, ma non sappiamo cosa ci attenda nella torre. Tuttavia, ciò che mi preme sapere è perché si trovino qui. Si sono accampati poco più avanti. Suggerisco di investigare un po' prima di fare altro. Muoviamoci! Ok. Beh, la situazione non è ideale. Già, da questa parte. E suggerisco di usare un incantesimo di disillusione. Meglio passare inosservati. Forza veloce. Già fatto. Ero già preparato prima di lei, professore. Resta nascosto e lancia appetito. Oppure buttiamoci a pesce nella mischia. C'è qualcuno. Confringo! Perché tirarla per le lunghe? Bam! Confringo! È rimasto ancora qualcuno?
Revelio! Vabbè, c'è una sciarpa. Ordini. Provengono direttamente da Ranrok. Secondo questi ordini, cercano qualcosa che abbia a che fare con dei nomi. Ma che nomi? E perché qui? Non lo so. Verserò il tuo sangue. Mamma mia. Non puoi fermarlo. Incendio. Combatto d'ancora prima che tu nascessi. Proteggi. Farò un colpo di forza. Le tue magie mi rimbalzano addosso. Questo è meglio. Confringo. Questo è meglio che sai fare. Molti goblin non vedono di buon occhio la stirpe dei maghi, ma qui la situazione mi sembra diversa. Scommetto che questo disastro e opera lieto sia finita. Meglio evitare. Fammi prendere tutti sti bei soldoni che abbiamo trovato. Revelio! C'è altro? Sì che c'è altro. Non può essere una coincidenza se abbiamo incontrato i seguaci di Ranrok in questo posto. Appunto. Sembra che abbiamo trovato l'ingresso. Beh, ci penso io, eh. Non si apre. Aperta. Un incantesimo di apertura. Molto utile. Ora non c'è tempo, ma se non lo impari prima, ci lavoreremo una volta tornati al castello. Un sacco così grande, solo 35 galeoni, madonna, che poveri. Ah, ok, era la tazzina. Revelio! Ti do il benvenuto alla torre di San Bakar. Ah, mi ha fatto prendere uno spavento. Salve, professore. Ha per caso detto Torre di San Bakar? Sì, il professor Bakar è un custode. Non l'hai ancora incontrato. Sono felice di confermare che avevo ragione nel presumere che ci saremmo incontrati nuovamente e così presto. In base al trambusto che ho udito, tuttavia, sospetto che per te non sia stato facile arrivare qui. Per nulla, professore. Abbiamo incontrato dei goblin fuori dalla torre. Il fatto che quei goblin sapessero della mia camera blindata mi turba molto. Però se hanno anche scoperto questa torre, la minaccia potrebbe essere più grande di quanto credessi. Motivo in più per andare avanti. Di sotto, vicino all'ingresso, è stata sbloccata una riserva di magia antica simile a quelle che hai già visto. Usala per attraversare una porta. Temo di non poter dire altro. Il professor Fig non può venire con te, quindi ti aspetteremo insieme nella sala delle mappe. Ricorda ciò che vedi. Dobbiamo capire come facevano i seguaci di Ranrok a sapere di una torre un tempo appartenuta a un custode. Per il momento però hai cose più importanti a cui pensare. Un deposito di magia antica, se non vado errato. Sì, signore. Allora lascerò la questione nelle tue mani sempre più capaci. Detto questo, fa attenzione. Certo, signore. Ci rivediamo alla sala delle mappe. Ok, andiamo di sotto. E lui si smaterializza. Una riserva di magia antica. Di sotto, vicino all'ingresso. Sì, ce l'ha detto adesso il... il professor Rackham. Allora.
Dove? Rebellion! Qui, eccolo qua. Indaghiamo! Ecco qui la porta. Permesso. Vuoi vedere che Rookwood è un discendente di uno dei custodi ed è per cui ne ha conoscenza? Revelio! Non c'è niente, ok, andiamo avanti. La prima prova, entra. Wow. Ho già visto qualcosa di simile alla Gringot e nel reparto proibito. Porca miseria. Allora, come ci vado là? Revelio. Fammi provare ad andare giù. Notevole. Deve essere successo qualcosa. Meglio dare un'occhiata in giro. Cavoli. Equipaggiamento è pieno. Aspetta. Sette, 20. Questo è livello 16, quindi ancora non la posso usare. Questa per adesso mi va bene. Però questo è 32, questo è 8, quindi distruggo questo. Venticinque. Vediamo. Accessorio collo, ok. Varchiamo. E lì ci sono. Allora, due forzieri ci sono. Aspetta. Ok, uno. Berretto invernale pecora. Oh mamma. Ok. Che ci condurranno dove? Altre tracce di magia antica. Deve esserci qualcosa di diverso. Ma da qui siamo tornati? Ah, ok, qua adesso. Ok. Non sono mai un buon segno. Almeno stavolta so che cosa aspettarmi. Oh oh. Mamma! Confringo! Ma
Chi è? Revelio! Mo cavoli. Queste hanno un'aria familiare. Allora, dov'è coso? No, accio ce l'ho lì. Ok, accio. Accio! Aspetta, ma lì c'è qualcosa però. Allora, di là c'è un qualcosa che mi consente di andare lì? Ah, perché voglio andare un attimo là, però... suppongo io di non avere un manicotto che mi faccia andare là. Quella piattaforma potrebbe portarmi dove devo andare. Allora, io so che devo andare di là, però... E vabbè, dai, andiamo qua. Ma cavolo! Che cosa sarà successo dopo quell'esplosione di magia? Forse sarà meglio esaminare le cose attaccando le parti dell'armata. Ok. Dai, vai! Mazza, che prova! Siamo alla fine? Presumo di sì. E che palle però quando... Questa storia non mi piace. Confringo!
Vai che sono più forte di prima, vai. Voleva. Comprendo. Incendio. Poi. Prendi questo. Guardiano del pensatoio. Confringo. Eccolo là il premio. Un altro pensatoio. Aspetta, ma lì secondo me c'è qualcosa però. Revenio. Secondo me lì c'è qualcosa di figo in quel forziere, A vedere cosa abbiamo qui. 27, 26. Allora, io ritolgo questo. Metto questo. Ecco qua. Così è più carino. T5 lo tolgo. Potrei mettere i cappelli, ma i cappelli non li voglio usare. Abito. Guardiamo. Tua capacità di trasfigurare il mondo intorno a te è davvero notevole. Che cosa c'è? Mio padre non sta migliorando. Credo non si riprenderà mai dalla morte di mio fratello. Vedere soffrire chi amiamo è una vera agonia. Sono passati anni dalla siccità. Ma il suo dolore per quella perdita è profondo come se fosse successo solamente ieri. Ma a lui serve pace, non splendidi pilastri. E se io lo potessi aiutare? Fai già così tanto per tuo padre? Non è abbastanza. Io voglio che smetta di soffrire. Capisco la tentazione di usare questo potere per trasfigurare altro e non soltanto il mondo fisico. Ma le emozioni umane sono una forza molto potente. Anche la strega più competente e di buone intenzioni non può sapere che conseguenze avrebbe manipolarle irrevocabilmente. E che cosa dovrei fare? Stare a guardare mentre il dolore lo distrugge? Non puoi fare tuo quel dolore.
Ogni anno un qualche studente mi stupisce per le assurdità che vede nelle foglie di tè. Oh, signorina Morganach. Felice di rivederti a Hogwarts, professoressa. Mi ci vorrà un po' per abituarmici. Professor Rookwood? È bello che tu abbia accettato il ruolo di professoressa di difesa contro le arti oscure. Siedi, siedi, Isidora, e parlaci dei tuoi viaggi. In realtà volevo invitare voi e gli altri professori a casa mia stasera. Ho davvero tante cose da raccontarvi. Sarebbe un vero piacere, informeremo gli altri. Benissimo, a stasera. Un altro ricordo. Ora devo trovare la via d'uscita. Altre pietre cristallizzate. Deve essere la via per tornare alla sala delle mappe. Che abbiamo qui? Studio a Hogwarts, signore. E questo è il professor Fig. Professor Charles Rookwood, al vostro servizio. Qualcuno ha completato la prima prova? Io, professor Rookwood. Ha un volto familiare, signore. Presumo tu mi abbia visto nel primo pensatoio a cui hai avuto accesso, alla Gringot. Quindi hai trovato la passaporta per la camera blindata del professor Rackham? E decifrato la mappa del medaglione che fluttuava sopra quel pensatoio? Sì, e ho trovato una cosa sopra l'ultimo pensatoio, anche se non so di che si tratti. Ah, certo. Troverai un manufatto simile in ciascuna prova. È importante che tu li tenga al sicuro. Ti serviranno per completare il percorso sul quale ti abbiamo instradato. Quando li avrai trovati tutti, ti diremo come utilizzarli. Bene. È in grado di dirmi qualcosa sulla prossima prova? Prima che tu proceda, vorrei parlare con Charles di questo urgente problema dei goblin. I goblin? Lo studente ha trovato delle tracce di una potente magia oscura in mano ai goblin. Insieme al suo mentore, il professor Fig, non solo ha visto dei goblin in agguato fuori dalla torre di San Bacar, ma ne ha anche incontrato uno molto potente nella mia camera blindata alla Gringot. Temo sia preferibile sospendere le prove finché non ne sappiamo di più. Ci rimettiamo alle sue decisioni, ovviamente. Allora... Un attimo, professore. Si chiama Rookwood. Crede che... Che ci sia un legame con Victor? Forse, ma non possiamo essere certi che la cosa sia rilevante. Per ora, dimmi cosa hai visto nel pensatoio. Prima che la strega dell'ultimo pensatoio, Isidora, diventasse insegnante a Hogwarts, litigò con il professor Rackham sull'uso della magia per rimuovere il dolore. Speriamo che il prossimo pensatoio ci dia maggiori informazioni. Ora dobbiamo capire cosa sa Ranrock. Sarò sincero, non so proprio da dove cominciare. In realtà, io un'idea ce l'avrei. Una volta ho visto Sirona ai Tre Manici di Scopa parlare con un goblin. Sembravano in buoni rapporti. Vale la pena tentare. Magari scoprirai qualcosa. Però non trascurare... Lo studio. Certo, signore. Prima che tu vada... Professore? Hai mai incontrato tracce di magia che sembrano arricciarsi, a parte quelle sul nostro cammino? Non credo. Cosa sono? La testimonianza dei nostri vecchi tentativi di manipolare il potere della magia antica. Se non sbaglio, e non capita mai, dovresti essere in grado di utilizzarle per accrescere la tua magia. Grazie, signore. Allora le cercherò.